L'Assemblea della Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, riunita stamani allo spazio orale di Campi Bisenzio, ha confermato come proprio presidente l'avvocato Alberto Corsinovi, 63 anni, che guida la federazione fin dalla sua costituzione nel 2009. L'elezione è avvenuta per acclamazione, con tutti i partecipanti in piedi ad applaudire la proposta di conferma avanzata da alcuni governatori di Misericordie. La federazione raccoglie tutte le 310 confraternite di Misericordia presenti in Toscana, con oltre 400 sedi operative, 300.000 iscritti, 60.000 dei quali impegnati attivamente, rappresentando così il più grande movimento di volontariato della regione. Carità, gratuità e legalità, porteremo avanti il confronto aperto con le istituzioni per evitare che la situazione economica che si sta abbattendo sulle nostre famiglie e sulle imprese non abbia esiti irreparabili anche nei confronti delle nostre misericordie, che da secoli rispondono ai bisogni della gente, ha detto Corsinovi, che dovrà affrontare un momento difficilissimo tra caro bollette, l'onda lunga della crisi, emergenze sociali e sanitarie. Siamo molto preoccupati perché l'incremento delle bollette che comporteranno un aggravio di costi non indifferente per le nostre sedi, che tutti i giorni fanno da centro di coesione sociale per tutte le popolazioni, per i servizi che distribuiamo in continuità. E poi c'è un'altra preoccupazione, il ritorno della pandemia. I numeri si stanno aggravando, anche se questa volta non saremo impreparati.